Allora, qui c'è una strada. Però, piano, come cazzo raggiungo quel loot? Infatti. Probabilmente potrebbe essere una sorta di shortcut a senso unico dopo un percorso, ma... Sì, per buttarsi, tipo, buttandosi da qualche parte. Infatti. Però, non da qui. Lì sopra c'era un ponte di pietra. Raggiungibile, Dio solo sa come. Però, vedi, quel ponte di pietra... Tra l'altro conduce a una torre con un arco aperto, quindi sembra level design, sì. E quindi magari facendo poi il giro arrivi qua. Però mi sa che non è proprio inerente a questo giardino, perché il ponte è più in su. Torniamo un attimo indietro, ragazzi, torniamo un attimo indietro. Il ponte è molto alto. Cosa cazzo è quella porco cazzo di roba che sta là sopra? Sono troppo contento che l'hai vista. Cavolo, sembra una gigantesca farfalla. Sembra una falena più che farfalla. Sì. Oddio, forse le ali le ha più da farfalla che da falena, però il colore... Però ha delle componenti come quella sorta di peluria molto... Sì, sì. Ok, cavolo. Quindi non solo dobbiamo prendere quel loot, noi dobbiamo capire come cazzo arrivare là. È troppo importante quella bestia. Sicuro. Sembra veramente importante quella roba. Allora, vediamo un po' che c'è qua. Leggiamo. Hai bisogno di umanità. Sono già umano. C'è una luce, è vero. Vieni giù, vieni giù. Infatti. Qua ti spingo un po'. Ho visto un'evocazione dall'alto. Esatto, e questa volta non è un personaggio. Cioè, non è un giocatore, è un personaggio, strega Beatrice. La prima volta che troviamo una strega. Sì, è vero, è la prima volta che troviamo una strega. Questo non è Soler. Più classica che si può. Quindi le streghe sono vestite come le streghe medievali. Effettivamente. Però non parla, non ha detto niente. No, è un'invocazione. È semplice... Hai chiamato un eco, fondamentalmente. Va bene, strega. Ok, seguici. Mostraci cosa sai fare. Dici, non passi? No. Aspetta. Ah, ok. Vai. Ok, pensavo fosse voluto. No, è body block. Lacrime avanti. Addirittura. Ah, ma stiamo arrivando al ponte. La falena è lì. Ah, sofferenza imminente. Minchia, ma è veramente un posto di merda questo. Miseria. Oh, barra della vita. Farfalla della luna, è un boss. Oh cazzo, sta arrivando. Ma che come cazzo è fatta? Ok, danno magico che trapassa. Minchia, fa tutto lei. È una lotta tra loro due. Lei è forte, è un'evocazione segreta che ti semplifica molto il battle. Oh no, 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 no. Spostati. Ti conviene guardare la farfalla. Sono morto. Esatto, perché il trucco qui è osservare. E osservare. Io penso che la mia chat adesso urlerà tantissimo. Perché avevano messo 2 milioni di punti sul fatto che la facessi first try. Perché? Perché non è. Cioè. Lo so. Guarda, in realtà è totalmente naturale quello che è successo. Perché ti spaventa il fatto che tu non sia protetto dal tuo scudo. Infatti, ho cominciato. Esatto, e ti fa un po' impanicare. Allora, dall'altra. Non sai che mosse ha e pensi, vabbè, intanto la combatte Beatrice, no?
E infatti io ero tranquillissimo. No, esatto, esatto. E qui è come girandola, è come girandola. Ragazzi, abbiamo fatto primo try, boss difficilissimi. Esatto, e le merde ci ammazzano. A questo punto ti direi, prova pure senza evocare nessuno. Ok. Ah, perché io potrei rievocarla. Beatrice, essendo un personaggio, la puoi evocare infinite volte. Ma uno scudo protezione magia ce l'ho, appunto, è quello che ho addosso, ma trapassava lo stesso. Sì, beh, aspetta, tu hai degli scudi fatti di arcialbero che hanno forte difesa magica. Comunque, faccio senza evocare nessuno allora, ok? Vediamo un po', ti sarà anche molto utile perché è affascinante combatterla in solo. Farfalla della luna. Allora, beh, certamente adesso vedi, non hai archi, non hai incantesimi. È che in realtà, quando ci sono altri PG, mi confonde la cosa un po'. Succede, oddio. Infatti, Ha una staffa, tipo, addosso. Vero. È come se avesse uno scettro. Ok, scettro, però esatto. Così non la prenderò mai io. In effetti per ora è irraggiungibile, non so... Magari è ambientale, ma non credo, no? Vediamo un po' se ti dà qualche chance. Sicuramente non è indistruttibile se non no, hai no, army no. ranged. È cheap. Addirittura. Ok. Ok, ok, con la fiamma la prendo. Art! Giustamente sei un piromante. Bel roll, tra l'altro. Però non abbiamo tante fiamme da poter usare. Però guarda, l'hai quasi dimezzata, Aspetta, aspetta, si è avvicinata. No, fammi usare la... Ma che cazzo? Ma si sta facendo uccidere? Sta riposando, sta mangiando il muschio per curarsi. Ma tu sei più forte di lei. Con la Claymore più 10. Complimenti. Praticamente lei si attacca al muschio per mangiare perché si stanca di volare. Ma poverina. Sì, è un po' triste come creatura perché giustamente è un mostro bellissimo, si potrebbe dire, è un ossimoro. Adesso posso evocare Beatrice? No. No, ok. Perché il boss è sconfitto. Ok. Questo cambierà un piccolo dettaglio, ti spiego. Beatrice l'avresti potuta evocare anche da un altro boss. Che adesso non sarà... Esatto, non sarà più disponibile perché non ha sconfitto lei la farfalla con te, ma ti garantisco, meglio così. Ok. Non ti preoccupare, poi se vuoi provare la Beatrice Experience, nel New Game Plus lo farò. Ok, ma no, ma sai perché? Perché come ti ho detto, mi confonde vedere anche un aiuto. Ci sta. Cioè alla fine era facilissima questa fight, non capisco perché all'inizio sono morto. Perché ti ha fatto un cast molto forte e tu le hai dato le spalle e non l'hai visto arrivare. Guarda, cioè, guarda il level design. Tu questa torre l'hai vista dal basso, è fighissima. Sì, e lei aveva una staffa, sembrava quasi una stregona. E ti ha droppato l'anima, tra l'altro. Mi ha droppato l'anima che adesso leggo, ma sembrava una sorta di umana trasformata in farfalla. Tu hai notato spesso questa cosa di umanoidi che prendono la forma di qualcos'altro. Questa sembrava proprio avere una staffa da strega, da stregone. Capito? Impiantata tipo nel collo. Attenzione. Anima della mistica farfalla della luna che svolazza nel giardino in radice oscura. Gli esseri speciali hanno anime speciali. L'anima della farfalla è una creazione di Seth. Aspetta. Oh. Ok. Buoni un attimo. È una creazione di Seth il senza scaglie. Ma i draghi quindi possono creare cose? Ah, perlomeno Seth sembra poterlo fare. Ha creato un'anima, ha creato perlomeno la farfalla, diciamo. Magari ha mutato un'altra anima, magari non può creare ma può modificare. Anima di Quilag, anima di Sif. Gli esseri speciali hanno anime speciali. Cos'è un essere speciale? Diciamo cosa li che, rende speciali? Quello che rende speciali a livello di descrizione è il fatto che, come puoi notare, hanno un'anima diversa tutta dalle loro. Altre perché è particolarmente forte.
particolarmente evoluta, ascesa, superiore a quella dei non morti umani. Però questa è la prima arma, anima creata. Tutte le altre non lo erano, sì, o almeno non sembravano essere. Esatto. Quindi l'anima si può anche creare, o almeno diciamo che si può farlo. Esatto, qui ti aiuto per evitare esagerazioni che ti cambino la struttura dell'universo, però in effetti si potrebbe dire che magari a partire da qualcosa che già c'è, può essere. Cioè, secondo me questa è l'anima di una cristiana che è stata fusa all'anima della farfalla ed è diventata l'anima della farfalla e della luna.